Vi ringrazio innanzitutto di essere qui questa sera, per noi era un'occasione molto importante visto anche il tema che andremo a trattare. Ci tengo anche a, come Sea Consulting, a ringraziare i relatori che stasera parleranno e che poi vi presenteremo di volta in volta. Manca ancora l'avvocato Ciotti che ci raggiungerà a breve perché era in udienza. Quindi abbiamo dei professionisti che questa sera appunto ci illustreranno quello che è il mondo della riforma dello sport, perché ho detto mondo non appositamente per dirvi che è cambiato veramente un intero sistema. Quindi ci sembrava importante fare questo passaggio con tutti voi, informarvi su quelli che sono poi gli aspetti più concreti e più tecnici di questa riforma, e lo abbiamo fatto appunto con professionisti del settore che vi permetteranno, speriamo, di capire meglio quali sono i passaggi obbligatori, si può dire saranno obbligatori da fare, e quindi farvi entrare un po' nello specifico sulla parte tecnica della riforma stessa. Prima di partire, ovviamente, come Sea Consulting vi dico che noi rimaniamo a vostra disposizione anche una volta terminato il convegno. Noi ci occupiamo di formazione e sicurezza e consulenza anche su tutta la parte dell'attività dei bandi e contributi a fondo perduto per tutte le tipologie di aziende e anche per le associazioni. Quindi ovviamente questa riforma comporterà appunto anche delle modifiche per voi, per le vostre associazioni, che avrete bisogno di adeguare anche come fosse un'impresa a tutti gli effetti tutto quello che è il mondo del lavoro e quindi anche tutta la parte di formazione e di sicurezza. Quindi rimaniamo a vostra disposizione da questo punto di vista. Inviterei per un saluto istituzionale il nostro rappresentante della Regione Toscana, Massimo Pieri, che per un saluto appunto della Regione, per poi passare agli altri interventi. Sono un po' in difficoltà perché portare un saluto istituzionale, io ho un ruolo, sono un consigliere del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, però sono un uomo di sport, sono il vicepresidente AIAC degli allenatori di Firenze, sono membro fondatore di Calcio Fair Play Toscana, penso che qualcuno nel riverbero della comunicazione abbia saputo che abbiamo fatto la partita applaudita, che è stato un messaggio contro la violenza e contro il razzismo nel calcio. L'abbiamo fatta a Firenze la prima partita in accordo con Paolo Mangini, che è il presidente del Comitato Regionale della Toscana. Io sono un po' perplesso tutte le volte che parlo della riforma dello sport. Sono perplesso perché credo che da una parte il 50% di me stesso è d'accordo che bisognava riformare, il 50% della mia persona pensa che sia stato riformato male. Io dico quello che penso, cioè pane pane, vino e vino. La riforma andava fatta perché non si può continuare solo col volontariato. Però mi interrogo se con la difficoltà delle società sportive toscane, non sono solo il calcio, io seguo il calcio ma conosco abbastanza discretamente pallavolo, pattinaggio, basket, problematiche dei disabili nello sport. Sono stato a vedere ieri le Volpi Rosse a Firenze, sono i ragazzi disabili che giocano a basket in carrozzina. E tutti hanno grandissima difficoltà. Credo che bisogna metterci mano, non si può continuare a essere così. E questa riforma ormai è avanti, è anche troppo avanti, perché ormai è legge, quindi noi non possiamo tornare indietro. Il 60-70, da una mia analisi, è banale, semplice, ho visto l'accordo fatto dall'AIAC, dall'Associazione Calciatori e dalla Federazione Calcio, in questo caso in base alla riforma, mi ha fatto pensare, mi ha fatto riflettere che il 50-60% delle società sportive italiane, perché a questo punto è difficile dire la provincia di Siena piuttosto che di Firenze o di Carrara o di Massa, queste sono italiane.
devono prendere una decisione, decidere che cosa vogliono fare da grandi, per fare la solita battuta del cavolo, perché questa è la realtà dei fatti, perché quelle già più strutturate prendono in mano la riforma, quelle minori probabilmente andranno incontro agli enti di promozione, che secondo me rispetto alle federazioni torneranno come quando io ero ragazzo. Quando io ero ragazzo c'era il calcio della FIGC, il calcio dell'UISP, il calcio dell'AIX, il calcio dell'AXI e il calcio, poi piano piano è venuto fuori l'OXEN, per dire alcuni enti di promozione, che la facevano per la maggiore. Perché? Perché non tutti erano bravi per giocare nella FIGC, e chi aveva una società con due squadre o tre squadre faceva giocare tutti, quindi dava spazio anche agli enti di promozione, che poi piano piano sono andati a morire per quanto riguarda il calcio a 11, perché poi hanno scelto altre discipline che conoscete perfettamente, dal padel in su, che però secondo il mio punto di vista in futuro avranno possibilità di tornare ad emergere. Perché? Perché non tutti avranno la possibilità di fare una scuola calcio di un certo tipo, una scuola basket di un certo tipo, una scuola pallavolo di un certo tipo, perché la riforma impone dei paletti che, secondo il mio punto di vista, poi lo vedrete meglio con chi se ne intende probabilmente più di me, io sto sul campo e ho dei limiti, ma probabilmente c'è qualcuno che potrà darvi una lettura migliore, una lettura diversa. Io ho la lettura del praticante dello sport, che a casa mia è difficile fare tutto, però dobbiamo anche capire che bisogna farlo, perché bisogna fare un passaggio superiore, diverso, che può essere quello di andare incontro a questa riforma. Questo è il quantum. Io credo che ci sia da metterci mano. Ora io non so, non vi conosco ovviamente, perché ringrazio la famiglia Pianigiani e li vedo in forma come sempre, però vi posso dire quello che è il mio pensiero e il mio modo di vedere il futuro. Il futuro va incontro a qualcuno che si voglia, piaccia o non piaccia, aziendalizzare, cioè avere una forma di una società sportiva diversa, perché vi vedo, ma bisogna portarli il volontariato in società, e bisogna fare in modo che queste persone abbiano voglia di dedicarsi, non solo quando il proprio figlio fa la scuola calcio o fa gli esordienti o giovanissimi, poi quando arriva agli allievi che fa? Smette di giocare? E il genitore che farà? Smetterà di dedicarsi alla società sportiva? Ecco, questi sono gli interrogativi che secondo me il legislatore non si è fatto. Questa è la verità. Lui non si è chiesto cosa succede dopo. Poi si entra in un mondo sociale più ampio, più approfondito, perché il ragazzo quando arriva a 16-17 anni piano piano diventa uomo, quindi si scontra con la vita, si scontra con le problematiche della vita, del lavoro, la fine dello studio, quindi noi dobbiamo fare in modo di tenerlo all'interno del meccanismo sport, però per tenerlo non lo so se la riforma, io parlo indipendentemente dal fatto che il presidente Gianni sia l'assessore allo sport, indipendentemente dalla mia storia sportiva, io dico quello che penso io. Non è facile fare sport nel 2024, farlo come dirigenti, proprietari di una società, farlo come sportivi, praticanti, giocatori, farlo come volontari. Volontari sempre meno, ce n'è sempre meno. Io vivo a Firenze, vivo le società di Firenze, vivo le problematiche tutti i giorni, e questo è il problema. Quindi bene che avete fatto a mettere il punto sulla riforma dello sport, bene, credo che sia limitativo parlare del 2024, per
che noi abbiamo una legge che esiste e che non è ferma al 2024. Gli statuti vanno riformati per il dopo. Nel 27 si rivota, non lo so chi andrà al governo e che cosa faranno. Certamente questa riforma, secondo il mio punto di vista, va rivista, rivalutata, probabilmente sì, ma per quello che sono io, per la mia storia, io ho 60 anni e ho una storia, ovviamente bisogna guardare al dopo, guardare al futuro, cercare di essere propositivi e vedere di applicare la riforma nel miglior modo possibile, ma non è semplice perché, ricordatevelo, io ho la delega alle proloco al turismo, come ho detto alle proloco, e ci vuole volontariato, e ce n'è sempre meno e noi dobbiamo fare in modo di far sì che le persone si rinnamorino dello sport. Io sono affezionato al calcio perché è il mio sport, ma comprendo che probabilmente ci siano altri sport che devono venire fuori e fare la loro parte, ma è fondamentale che si riesca a trovare una soluzione per far sì che le persone restino attaccate allo sport. Non vi fate illudere dal fatto che siamo in 30 milioni e si fa sport. Bisogna farlo in un certo modo, perché fa la passeggiata, io sono anziano, sono tutto rotto, ho problemi ai ginocchi, da tutte le parti, la fa volentieri, ma qui non c'è da fare una passeggiata, qui c'è da fare una maratona lunga e importante che porti lo sport italiano non solo ad avere medaglie olimpiche, ma avere tante persone che possono costruire, ripartire e gestire delle società sportive in tutti gli sport in maniera corretta e far sì di avvicinare le persone, che oggi secondo me le persone non si avvicinano più. Allora noi dobbiamo fare in modo di tornare a far sì che si torni ad avere voglia di fare lo sport. Scusate se sono stato lungo, io vi ringrazio, ho concluso, ma credo che, non so se sono riuscito a trasmettere quello che volevo dire, cioè il problema è serio, non è semplice, se no ve lo dico. Chi ha fatto la riforma e non ci ha pensato alla riforma, l'ha fatta perché la doveva fare. Qui doveva essere fatta da persone che c'era bisogno di fare una riforma in maniera diversa, però piano piano sono convinto che con l'aiuto degli esperti, con l'aiuto di tante persone nel nostro paese, si riesca a rivedere questa riforma, che va fatta, ripeto, ma andrebbe fatta in maniera diversa. Grazie. Buonasera a tutti, devo stare seduto perché poi c'ho da spostare le diapositive, quindi devo stare qui davanti al computer, almeno poi riesco anche a dialogare con coloro che sono collegati da remoto. Sono Gianni Baldini, commercialista, revisore legale, mi occupo di sport da una trentina d'anni e stasera ho il piacere di iniziare i lavori di questo seminario per poi passare la parola alla dottoressa Laura Foderi e, quando arriverà, anche all'avvocato Fabio Giotti. La mia parte avrà una durata di circa un'oretta, cercherò di essere abbastanza veloce anche perché gli argomenti da trattare sono veramente molteplici. Inizierò con una descrizione delle norme che compongono questa riforma, e anch'io non è che sono particolarmente, diciamo, favorevole, ma anch'io sono molto critico, però questa è, e a questo punto siamo costretti a conoscerla, a impararla e ovviamente anche a rispettarla. Mi concentrerò sulla revisione degli statuti, sulla normativa per quanto riguarda la normativa fiscale, soprattutto sulle novità ancora più terribili che dovevano entrare in vigore a luglio. C'è stato alla discussione in Camera, ci sarà sicuramente una proroga e quindi probabilmente entreranno in vigore il 1 gennaio 2025, anche quelle sono particolarmente importanti.
Si tratterò un attimino anche di personalità giuridica, che è un argomento interessante, e vedo che fa breccia molto sui dirigenti delle varie associazioni. Dopodiché l'ultima parte, perché mi diceva Pamela che ci sono anche degli addetti ai lavori nel settore dell'equitazione, e quindi si dovrà trattare un po' un piccolo anche lì passaggio, perché sarebbe una cosa molto lunga, sugli animali impiegati nelle attività sportive dilettantistiche. Quindi io ecco, direi a questo punto di iniziare, il programma è particolarmente lungo, io scorrerò le diapositive, le slide, le commenterò e ovviamente poi se ci sono dei quesiti credo che saranno, ci organizzeremo sul finale, giusto? Ci saranno dei quesiti? Ecco, in fondo e poi si affronteranno un po' gli argomenti. Direi di iniziare con diciamo, le disposizioni civilistiche, ovvero questa fantomatica riforma, ma in che cosa consiste? Sicuramente consiste in ben 5 decreti. Di questi decreti, il decreto 36, 37, 38, 39 e 40 sono del 2021. Quelli che a noi interessano e che tratteremo stasera sono il decreto legislativo 36 e il decreto legislativo 39. Sono entrati in vigore in momenti differenti. Per esempio quello che è il decreto 36, che è quello più importante, è entrato in vigore il 1 gennaio del 2023, ma la parte più importante che sicuramente interesserà a voi, ovvero quella legata al lavoro sportivo, è entrata in vigore dal 1 di luglio 2023. Gli altri, il decreto 39 lo tratterò perché in questo decreto, in particolare nell'articolo 6 e l'articolo 14, si parlerà di personalità giuridica e poi diciamo approfondiremo. Per quanto riguarda, partiamo un po' dalle basi, quali sono i soggetti che operano nello sport dilettantistico? Lo sapete tutti, le associazioni e le SRL sportive dilettantistiche. Adesso hanno due obblighi importanti. Il primo è che devono essere sicuramente riconosciute, devono avere un riconoscimento sportivo mediante una affiliazione a una federazione sportiva, a un ente di promozione sportiva, a un comitato. L'importante è che abbiano una iscrizione. Il secondo obbligo, che è quello che è stato introdotto a questo punto, devono essere iscritti nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, con l'acronimo RAS o RASD, che è tenuto presso il Dipartimento dello Sport, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è gestito da Sport e Salute SPA, che è una società che ha funzioni di controllo, ma ha anche funzioni ispettive. Solo l'iscrizione in questo registro mi fa acquisire la natura sportiva dilettantistica e conseguentemente mi farà avere tutte le agevolazioni fiscali previste, soprattutto la legge 398 del 91 che tutti voi sicuramente conoscerete e che io in questa sede ovviamente non tratterò. Il registro l'avete visto, ci avete già combattuto, si compone di una sezione pubblica e una sezione privata. La sezione pubblica è consultabile da tutti, registro.sportesalute.eu, ci potete andare tutti. La sezione privata, ecco io questa cosa potevo anche non metterla, questa diapositiva, ma l'ho voluta inserire per iniziare a fare un po' di terrorismo psicologico, ovvero all'inizio ci possono accedere solo ed esclusivamente dirigenti delle associazioni, ma in un secondo momento sarà consentito l'accesso all'Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro, all'INPS e a tutte le altre istituzioni pubbliche che ne faranno richiesta. Quindi diventa un po' come il registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio. Sarete completamente censiti e diciamo sotto un riflettore, questo è evidente. Ogni ente tramite l'organismo sportivo avrà già inserito tramite per esempio le varie federazioni chi è stato più veloce, chi è stata un po' più lenta, però già si trovano inseriti dentro l'atto costitutivo, lo statuto, la regione sociale, i dati dei tesserati, mentre i contratti di lavoro sportivo, ci avete, ripeto, so che ci avete già, almeno alcuni di voi che conosco benissimo ci hanno già combattuto, dovranno proprio essere inseriti da voi o dal consulente del lavoro. Una delle cose che introduce questa riforma sarà sicuramente l'obbligo di due figure professionali, che poi diventeranno anche tre, ma ce lo dirà meglio poi la dottoressa Foderi. Sicuramente ci sarà bisogno di un commercialista, ci sarà bisogno di un consulente del lavoro e poi vedrete ci sarà bisogno anche di coloro che si occuperanno, avvocato benvenuto, ciao Fabio,
coloro che si occuperanno di sicurezza sui luoghi di lavoro, perché a quel punto si parla di lavoro sportivo, ci saranno dei dipendenti, ci saranno collaboratori sportivi, quindi assimilati al lavoro dipendente, quindi dovrà essere trattata anche la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ma non entriamo in questi carpiniti e lascio questo argomento terrificante alla dottoressa Foderi. Per quanto riguarda il mio intervento, adesso a questo punto credo sia opportuno parlare di questa revisione degli statuti. La revisione degli statuti era obbligatoria entro il 31 dicembre del 2023, poi fortunatamente c'è stata una proroga al 30 giugno del 2024. La mancata, il mancato adeguamento degli statuti, ora io sono uscito un po' troppo velocemente, ma ve lo ridico, ci ho messo un segnale di allarme, warning, perché il mancato adeguamento agli statuti comporta la cancellazione di ufficio dal registro delle attività sportive dilettantistiche e conseguentemente, lo ridico ancora una volta, porta alla perdita di tutti i benefici e le agevolazioni fiscali previste nel mondo dello sport dilettantistico. Ma quali sono, vediamole dopo le clausole obbligatorie, andiamo per gradi. Tanto per cominciare, l'adeguamento non comporta una spese, se fatto entro il 30 di giugno, e non c'è né l'imposta di registro, sarebbero 200 euro, né tantomeno l'imposta di bollo ogni 100 righe, almeno quella ce la risparmiamo. Qual è la procedura? Nelle associazioni c'è un consiglio direttivo che approva la bozza, viene convocata un'assemblea, l'assemblea dovrà avere tutte le maggioranze espressamente previste per l'assemblea straordinaria, non ci sono maggioranze semplificate, l'assemblea delibererà l'approvazione del nuovo statuto e poi lo statuto dovrà essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate fa prendere un appuntamento a associazione, lo dico perché questa è una cosa simpaticissima, quindi 20 associazioni teoricamente avrebbero dovuto prendere 20 appuntamenti, poi hanno capito che forse era il caso un attimino di venire incontro agli enti, ne prendono anche 5 per volta, ecco, quindi hanno cercato di venire un po' in incontro agli studi professionali per far sì di velocizzare un po' la cosa, e meno male abbiamo tempo fino al 30 di giugno, ecco, perché sennò era anche un problema. Per quanto riguarda le SSD invece la procedura purtroppo ha dei costi, perché il consiglio d'amministrazione approverà la bozza o l'amministratore unico, l'assemblea dei soci, che però dovrà essere un atto pubblico, c'è bisogno della presenza del notaio quando si parla di SSD. L'SSD è l'acronimo di Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, sono SRL di fatto e quindi lì c'è bisogno di un notaio. Il notaio provvederà poi all'iscrizione e al deposito al registro delle imprese, oltre che poi al registro delle attività sportive dilettantistiche. Quali sono le clausole obbligatorie che dovranno essere inserite in questi statuti per l'adeguamento? La denominazione dovrà anche questa volta riportare la natura sportiva dilettantistica. La sede, io qui ce l'ho scritto, poi non so se queste diapositive ve le posso far avere, penso di sì, questo ora mi metterò d'accordo con Pamela e con la Sea Consulting. Io vi consiglio di inserire questa dicitura nello statuto, ovvero la variazione dell'indirizzo, purché nello stesso comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione senza che questa costituisca modifica del presente statuto. Se vario la sede all'interno del medesimo comune, evito di ritornare, di dover registrare un'altra volta lo statuto, o se sono SRL, evito di ritornare dal notaio un'altra volta. Quindi questa è importante, questa clausola, perché risparmia un sacco di soldini. Perché? Perché mentre per il primo adeguamento è gratis, nulla è stato detto per gli adeguamenti successivi. Ecco, se ritorno e modifico la sede, questo io pago 200 euro di imposta di registro e le marche da bollo, sicuramente. L'oggetto sociale, qui io però non so che devo fare, scusate, perché qui mi chiedono, allora Chiara Sacco ammetti... Ecco, perché c'era anche prima la Chiara Sacco. Così va bene? Devo fare altro? Vai. Cosa fondamentale, nell'oggetto sociale a questo punto va
va integrato e va inserito anche la parola formazione, didattica, preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Le associazioni sportive dilettantistiche o le SSD non devono pensare solo all'attività agonistica, ma devono fare anche attività didattica, quindi formazione, fare anche dei corsi relativamente alla sicurezza, anzi diciamo alla salute degli atleti, il comportamento degli atleti nelle varie discipline, cioè uscire un attimino dal mero corso di formazione sportiva. Ecco, questo è un'altra cosa. L'attribuzione della legale rappresentanza, dire chi sarà il legale rappresentante, che ovviamente è colui che ne risponde, l'assenza di fine di lucro, e questo ci mancherebbe altro, questo è un must ormai per le associazioni, e le norme sull'ordinamento interno ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti. Tutti gli associati hanno uguali diritti, uguali doveri, siamo tutti uguali all'interno di un'associazione, anche se vengono previste le figure del socio onorario, deve comunque, sì, le possiamo prevedere, ma ha i medesimi diritti di un socio, diciamo, che è un socio ordinario a tutti gli effetti. Questo ovviamente non succede nell'SRL sportive. Nell'SRL sportive ci sono i soci, che sono, possono essere 2, 3, 4, che hanno le quote dell'SRL, gli altri saranno tesserati. Questo è importante, ovviamente. Quando parlo di soci solo nelle associati, parlo di associati nelle associazioni sportive dilettantistiche. Nell'SRL è un'altra cosa, ci saranno i soci e gli altri sono tesserati. I soci, e solo ed esclusivamente i soci, parteciperanno all'assemblea dei soci, delibereranno sull'approvazione del bilancio e quant'altro. La stessa cosa, la stessa dottrina e normativa esattamente identica a quella dell'SRL. L'obbligo di redazione di un rendiconto economico e finanziario, le modalità di scioglimento e la devoluzione a un altro ente che persegue finalità analoghe. Pensavo non esistesse una cosa del genere, vi posso dire, mi è capitato in un'associazione qui del territorio che ha chiuso una SD nel settore del pattinaggio e è arrivato un assegno di 5.000 euro e ci ha fatto piacere, insomma, ecco, diciamo, è arrivato da un'altra città, un'associazione in un'altra città. Si può prevedere a questo punto, ai sensi dell'articolo 9, sempre del decreto legislativo, la possibilità di svolgere attività secondarie. Io questo veramente è strumentale, vi invito a inserirlo negli statuti, non sarebbe una clausola obbligatoria, ma vi invito a inserirlo, perché consente agli enti di svolgere attività commerciali. Ovviamente devo diciamo, rispettare determinati parametri che sono nella diapositiva successiva. Questa normativa è stata acquisita da un'altra riforma terribile, a mio avviso, che è quella riforma del terzo settore, che è la legge 117 del 2017, che ha praticamente distrutto le ONLUS e ha creato le APS, l'Associazione di Promozione Sociale, Organizzazione di Volontariato, ma qui si entra in un altro mondo che anche qui potremmo aprire un capitolo anche qui gigantesco. Queste attività secondarie possono essere svolte, ovviamente devono essere, come dicevo, strumentali all'attività principale e più che altro non devono superare determinati parametri, in particolare le entrate complessive legate a queste attività secondarie non devono superare il 30% delle entrate complessive dell'ente, oppure non devono superare il 66% dei costi complessivi dell'ente. Se, e anche qui inizia la parte proprio repressiva ancora terrorismo psicologico, ma non è colpa mia e lo dice proprio la legge, se vengono superati questi parametri, è sufficiente rispettarne almeno uno, però se vengono superati questi parametri, cosa succede? Anche qui vengo cancellato d'ufficio dal RAS, e qui questa minaccia che vi accorgerete leggendo i vari articoli è ripetitiva in molte altre circostanze. Quali sono queste attività, diciamo, che fortunatamente non rientrano nelle attività secondarie? Sicuramente le sponsorizzazioni, queste non rientrano nei parametri, perché se ci rientravano i parametri il calcio chiudeva, chiaro? Quindi le sponsorizzazioni e la pubblicità fortunatamente non c'entra. Non c'entra la cessione dei diritti degli atleti e i corsi di formazione e l'indennità di formazione degli atleti. Non c'entra la gestione degli impianti e le strutture sportive, quindi tutti i vari corsi. Sono invece attività secondarie e attività diverse, strumentali, e quindi devo restare in quei parametri le seguenti. Sicuramente il bar e il ristorante. Cioè,
io mi devo mantenere sotto quei parametri che vi ho detto prima, 30% dei ricavi, 66% dei costi. Posso aprire, posso gestire un negozio, teoricamente un negozio di articoli sportivi, io lo posso gestire, mi mantengo sempre di sotto in quei parametri e ovviamente lo posso fare. Corsi per attività diverse da quelle sportive, la musica, il doposcuola, i centri sportivi, ma non i campi solari, mi raccomando, perché lì viene svolta attività sportiva. Magari i campi solari dove viene fatto, per esempio, un'associazione sportiva, fanno teatro, ecco, questo a mio avviso rientra in questi parametri. Corsi di discipline sportive non riconosciute. Quindi tutte queste attività io posso farle adesso, a patto che le inserisca nello statuto, ovviamente devo rispettare quei parametri. Bisogna poi guardare un po' anche il tempo perché qui, vabbè. Divieto di distribuzione indiretta di utili, questa che ve lo sto a dire, però perché ve l'ho citata? Perché hanno esteso il tutto, l'hanno esteso anche a... ai soggetti che, diciamo, oltre ai soci e agli associati, che non possono ovviamente ricevere utili, le figure dei lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali. Lo sapevamo, però è stato ribadito. L'incompatibilità delle cariche, anche questa è una cosa nuova. Un amministratore di un'associazione non può ricoprire un'altra carica in altre associazioni o società sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva. Fino a ieri l'altro dicevano che non si poteva ricoprire la medesima carica. Uno poteva essere presidente del Mazzola e poteva essere segretario del Monteregioni o dell'Ornano Badesse. Adesso non è più possibile o sei nel Mazzola o sei nel Monteregioni o nella Casolese. Non è possibile a questo punto. Medesima federazione, sto parlando. Altre cose, clausole che si conoscono già, disciplina uniforme del rapporto, libera eleggibilità, questa è importante. Un'altra cosa, io vi l'ho sottolineato, mi trovo adesso a combattere con l'Agenzia delle Entrate per un discorso di ammissione dei soci. È fondamentale il socio, l'associato che vuole far parte di un'associazione faccia la domanda di ammissione ed è fondamentale che il consiglio direttivo si riunisca e accetti l'ammissione del socio. Io mi trovo, ne ho qualche problema, perché manca la richiesta d'ammissione e il consiglio direttivo non si è mai riunito per accettare i nuovi soci e quindi mi dicono questa non è un'associazione. Se mi dicono che questa non è un'associazione, mi decade tutto il castello, mi diventa un ente commerciale e poi viene fuori un disastro, e sta venendo fuori un disastro infatti. Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, questi poi tanto vi lascio le diapositive, Pamela, io non sono geloso, c'è il copyright, ma vai, ecco, quindi a quel punto magari ve la leggete. Intrasmissibilità della quota, non si possono cedere le quote, questo è importante, soprattutto nell'SRL, tanti non la sanno questa cosa, in un SRL non si cedono le quote, non è possibile vendere le quote in un SRL sportiva, uno può recedere, se ne va, ma non si può cedere la quota, questa è. Le altre novità, qui cerco di fare anche un pochino più veloce perché sennò ho paura di annoiarvi. Finalmente hanno spiegato la distinzione fra il socio e il tesserato, cioè l'hanno spiegata tante volte, è stata un po' anche ridetta. Il tesserato può essere anche non socio, perché il giocatore della squadra di calcio che va in campo non gliene importa niente di andare all'assemblea per l'approvazione del bilancio nella squadra dove gioca, non gliene può fregare di meno. Io fo il tesserato, la federazione, i soci saranno altri. Quindi questo è importante. Si può evitare di fare un'associazione di avere 400, 500, 600 soci, perché poi diventa difficile riuscire a organizzare le assemblee che dovranno essere convocate con tutti i criteri civilistici espressamente previsti, non da questa riforma, ma previsti ormai dalla normativa civilistica che è storica. Per quanto riguarda, e questa è una novità, il tesseramento del minore, la richiesta può essere fatta disgiuntamente da entrambi i genitori, ma se il minore ha compiuto 14 anni di età deve prestare personalmente il proprio assenso.
se no non può essere tesserato, deve firmare in tutti i modi la domanda. I locali, capita molto spesso che la sede di un'associazione è in un garage, non devono avere determinati requisiti, fortunatamente ce l'hanno detto, ma tanto si faceva lo stesso come ci pareva, però questo è importante perché va a risolvere le problematiche di molte associazioni cui impianti hanno destinazioni d'uso non sportivo, magazzini, uffici e quant'altro. Sembra che questa sia una cosa che possiamo fare. Disposizioni tributarie, e anche qui cerco di andare veloce, qui io ci ho messo fuochi d'artificio perché visto come si stava evolvendo la riforma ho detto vediamo se ci levano la legge 398 del 91 e a questo punto siamo tutti spacciati. Invece questa è rimasta, la legge 398 è rimasta. Viene confermato anche l'articolo 25, i famosi due eventi all'anno nel limite di 51.645,68. Le famose sagre che tutte le associazioni fanno, quelle sono rimaste. E i proventi non sono commerciali, sono dei commercializzati. Attenzione, l'IVA no, l'IVA va versata, però è già qualcosa di... Altre disposizioni, io vi passo veloce, non commercialità delle attività svolte nei confronti degli associati in conformità alle finalità istituzionali, e ci mancherebbe altro, i vari corsi sportivi di pattinaggio, di calcio, di basket, di pallavolo, sono corsi decommercializzati ex articolo 148,1 del TUIR 917 dell'86. Decommercializzazione dei corsi corrispettivi specifici da soci e tesserati, non applicabilità delle disposizioni in materia di perdita di qualifica di ente per le associazioni, l'articolo 149. Cosa dice l'articolo 149? Dice che se i proventi commerciali sono superiori ai proventi istituzionali, l'ente perde la qualifica di ente non profit. Tradotto, se questa legge non fosse stata, come dire, riconosciuta per gli enti sportivi, non ci sarebbe nemmeno un ente sportivo, perché i proventi delle sponsorizzazioni sono sempre superiori alle quote sociali che versano i soci o ai corsi sportivi. No? Fortunatamente c'è la 149 che dice... Non vale per le associazioni e le società sportive dilettantistiche. Non vale, quindi ci possono essere 399.000 euro di, perché il limite sapete per la legge rinnovata sono 400.000 euro di sponsorizzazioni e 100 euro di quote sociali. Sto ovviamente estremizzando, è un paradosso, ma non perdiamo la qualifica di ente non profit e meno male, dico io. Viene confermata la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione, meno male. Qualunque sponsorizzazione o pubblicità per la società è sempre pubblicità, quindi deducibile. Se è un SRL risparmia il 24%. Viene confermata, e questa è una cosa un po' importantissima, i famosi corsi dei bambini fino all'età di, cioè bambini, insomma, fino a 18 anni, ragazzi, c'è la possibilità della detrazione fiscale. Tutti fanno le corse per avere questa certificazione. Si sta parlando di 39,90 euro di detrazione fiscale, perché il limite di spesa massima sono 210 euro, io posso portare in detrazione il 19%, quindi vabbè, lo chiedono, mette un po' in difficoltà i vari segretari delle associazioni, però ecco, non è, sì, è comunque una detrazione fiscale, via, non voglio esprimere pareri. Esenzione dall'imposta di bollo sui documenti, mentre per quanto riguarda le altre variazioni c'è un'imposta di registro invece fissa di 200 euro. I contributi che vengono erogati dalle federazioni sono sempre meno, però ci sono stati in passato dagli enti sportivi, su questi non c'è la ritenuta del 4%, quando vi fanno firmare quel famoso fogliolino dove c'è da barrare, noi non bisogna, non ci devono trattenere il 4% di ritenuta, perché siamo fortunatamente fuori da questo obbligo. Le somme versate, qui entro un po' nel mondo della collega Foderi, però le somme versate ad atleti a titolo di premio, quant'altro, sono soggettate a una ritenuta a titolo di imposta del 20%, non vanno a fare cumulo con gli altri redditi. Gli atti costitutivi di trasformazione sono 200 euro. Vediamo ancora. È abrogato, e qui veramente entro un attimino nel mondo della Laura, è abrogato l'articolo 67 lettera M del TUIR, cioè quello che diceva che i famosi compensi dei collaboratori erano redditi diversi e non erano oggetto, diciamo, di tassazione. Adesso ti dicono,
Per i compensi inferiori a 5.000 euro, le nuove disposizioni prevedono l'esonero totale dal versamento delle imposte sul reddito da 5.000 a 15.000 ugualmente, non c'è nessuna tassazione, cioè hanno portato da 10.000 a 15.000 euro il discorso, l'hanno aumentato l'importo, non c'è nessun tipo di tassazione, ma sapete benissimo che da 5.000 in su ci sono comunque contributi da versare. E questo però, per i compensi superiori a 15.000 euro si applica invece l'imposizione fiscale sulla parte eccedente, quindi ci sarà la prima aliquota. Altra cosa che ci dava noia, che ha dato noia e mi ha creato dei problemi anche con l'Agenzia delle Entrate, è il famoso modello EAS, che a questo punto, essendo iscritti nel registro di attività sportive dilettantistiche, non c'è più l'obbligo di fare il modello EAS. È capitato che qualche ente non aveva presentato l'EAS e ha perso la natura sportiva dilettantistica e anche qui ci sono state delle problematiche. Le novità IVA, ecco, queste io volevo non traumatizzarvi, ma queste a me fanno veramente paura. Perché? Perché adesso i servizi strettamente connessi con la pratica sportiva, cioè tutti i vari corsi, che adesso sono fuori campo IVA ex articolo 4, hanno iniziato a dire che poi dopo diventeranno esenti IVA. Cioè, ora sono fuori campo IVA, dopo sono esenti. L'esenzione IVA significa che io non applico l'IVA, ma sono comunque nel mondo IVA. Attenzione, qui c'è Marco, le sa tutte. Deve essere fatta una fattura elettronica. Prima c'era il limite fino a 25.000 euro per la fatturazione elettronica. Dal 1° gennaio non abbiamo più questo limite. Bisogna, a questo punto, tutti gli enti hanno l'obbligo di fare la fatturazione elettronica e per i corrispettivi specifici, quindi per quello che si riscuote per i vari corsi, io devo fare per forza una fattura. Esente IVA ex articolo 10 di PR 633 del 72. Questa è una cosa che è, abbastanza impegnativa, direi quasi diabolica. Ma la cosa ancora particolare è che è entrata la legge, la 112 del 10 agosto, va bene? Era in gazzetta il 16 agosto, quindi per palio, il 16 agosto 2023 la numero 190 è entrata in vigore e te l'hanno inserita lì. Non hanno però non è stata ancora abrogata l'articolo 4. Quindi in questa fase, fino a che, penso, prima era fino al 1° di luglio, però adesso si sta aspettando questa proroga, in questa fase si può fare come ci pare. Cioè, gli enti che avevano il codice fiscale e basta, non possono continuare a tenere solo il codice fiscale dopo, ma dovranno per forza aprire la partita IVA, perché dovranno fare una fattura esente IVA articolo 10. In questa fase, che sono tutte e due le leggi, la 190 e l'articolo 4, si può fare come pare, possono, non sono obbligati ancora, possono optare per il nuovo regime di esenzione e continuano ad applicare tutto quello che è previsto dell'articolo 90 della legge 289. Dopo, invece, dal primo gennaio, perché era il 1° di luglio, ve lo dico subito, però stanno parlando di una proroga fino al 1° di gennaio 2025, sarà nel decreto mille proroghe che è attualmente alla Camera. L'articolo 4 verrà assolutamente abrogato e quindi verrà introdotta un'esenzione IVA. Quindi dal 1° gennaio 2025 le associazioni avranno l'obbligo di aprire la partita IVA, chi non ce l'ha, e fatturare e registrare le fatture con tutti i connessi adempimenti per i corsi e corrispettivi specifici che si riscuote dai soci. Un corso di pattinaggio, ora veniva fatta una ricevutina, dopo deve essere fatta una fattura esente IVA articolo 10, se non cambia qualche cosa. E qui mi ricollego a quello che diceva il dottor Pieri, questa è un'altra cosa terrificante, perché hanno un obbligo importante questi enti, si devono strutturare. Io penso alla piccola associazione che fa un calcio a 7, che sono amici, amatori e quant'altro, voglio vedere come possono riuscire a organizzarsi. Io ho già sentito per tanti che mi dicono, ma verrai, tanto si chiude perché non è più il caso. Siamo arrivati alla personalità giuridica, questa invece è una buona notizia, però anche questa costa, niente è regalato. La personalità giuridica, io cerco di spiegarlo nella maniera migliore possibile. Le associazioni sportive che hanno la personalità giuridica hanno un'autonomia patrimoniale perfetta. Cosa significa? Significa che per i debiti dell'ente ne risponde l'ente col suo patrimonio.
Quelle invece che non hanno la personalità giuridica, la maggior parte, cioè voi, penso, a meno che non siate strutturati come SRL sportiva, perché nell'SRL sportiva c'è l'autonomia patrimoniale perfetta dell'SRL, risponde l'SRL con il suo patrimonio. Un SRL, sapete benissimo, che ha un capitale minimo di 10.000 euro. Fin tanto io ho questo patrimonio, risponde la società per tutti i debiti. Nel caso delle SD senza personalità giuridica, come la stragrande maggioranza, e questo ormai si sa, autonomia patrimoniale imperfetta, articolo 38, cosa vuol dire autonomia patrimoniale perfetta? Vuol dire che per i debiti dell'ente ne risponde l'ente, ma se non ci sono i soldi ne risponde illimitatamente, solidalmente e agito per conto dell'ente. Tradotto, il presidente e consiglieri, anche i consiglieri, tanti mi dicono a me cosa me ne frega, c'è il presidente, tanto poi io sono solo consigliere. No, se questo è passato, ho avuto delle casistiche in cui un presidente un pochino frettoloso ha, diciamo, fatto degli acquisti, ha comprato per esempio dei camioncini per fare le trasferte, ecco, se questa decisione passava in un consiglio direttivo, erano tutti a conoscenza di questa decisione, l'associazione non è riuscita a pagare i 3 camioncini per le trasferte, per l'appunto, insomma, erano anche molto costosi, 2 meno male sono stati ripresi indietro dalla concessionaria, ma uno si sono messi le mani nel tasca e hanno dovuto pagare 40, 45, 50 mila euro, il prezzo era del mezzo. Se il presidente non lo passava in consiglio, ma era una decisione sua, agiva di sua sponte senza di niente a nessuno, ne rispondeva lui e basta. I consiglieri dicevano non si sapeva niente, è stata una decisione sua. Però ecco, comunque c'è la responsabilità patrimoniale illimitata e solidale, questo è importante. Le ASD senza personalità giuridica si costituiscono in maniera semplice, non è richiesto l'atto notarile, nessun controllo sul patrimonio iniziale. Quelle invece con personalità giuridica adesso dovevano essere fatte per atto pubblico o notaio, dovevano rispettare l'articolo 16 del codice civile, meritevolezza dello scopo, congruità del patrimonio, richiesta adesso. E la richiesta si faceva in prefettura e poi si era iscritti nel registro delle persone giuridiche. Adesso la riforma si cambia, questa è una buona notizia, perché a questo punto ci soccorre l'articolo 7 e l'articolo 14 del decreto 39. Vi ricordate, i decreti erano 5, era il decreto legislativo 36, il 39. Il 39 consente agli enti, in deroga diciamo alla normativa precedente, di acquisire una personalità giuridica e iscriversi al registro. Dovrà essere predisposto un atto costitutivo con un atto pubblico, bisognerà andare dal notaio. L'ho già fatta questa procedura e la sto facendo per altre associazioni. Sarà necessaria, perché era congelata, ma adesso i notai hanno capito come funziona, ci stanno un attimino mettendo la testa e li stiamo facendo. Sarà necessaria una perizia da parte di un commercialista, un revisore legale, un professionista e un intermediario. Questa perizia dovrà essere consegnata al notaio, dove si attesta che, e qui cerco di andare un po' più veloce, abbiamo un patrimonio minimo di almeno 10.000 euro. Ok? A questo punto il notaio farà l'atto, provvederà lui a fare tutte, perché in caso di richiesta della personalità giuridica da parte di una SD, come nel vostro caso già iscritta, sarà il notaio che provvederà all'iscrizione dell'atto presso il RAS. E automaticamente con l'iscrizione nel registro delle attività sportive, con la perizia e con l'atto del notaio, si acquisisce automaticamente la personalità giuridica. Questa è la stessa cosa che è prevista anche per... Il problema qual è? Che noi bisogna dimostrare, e questa è la fregatura, che noi siamo sempre sui 10.000 euro. Cioè noi abbiamo sempre questo patrimonio di 10.000 euro. Siccome capita molto spesso, e io lo suggerisco, agli enti di piccole dimensioni, che sono sotto anche ai 220.000 euro, di predisporre un bilancio sotto forma di rendiconto di cassa, entrate e uscite, con un rendiconto di cassa, entrate e uscite, non riesco io a dimostrare il patrimonio minimo di 10.000 euro, quindi cosa stanno dicendo? Vuoi prendere la personalità, questa è una cosa dell'ultimo, è venuta fuori da poco, però dice vuoi prendere la personalità giuridica? Sì, mi devi dimostrare che hai sempre un patrimonio minimo di 10.000 euro,
Come fai a dimostrarmelo? Bene, devi tenere una contabilità ordinaria. Bene, quindi uno stato patrimoniale e un conto economico. E devo stare attento a non mangiarmi mai questo patrimonio. Perché? E qui io ci ho perso anche tempo a fare questo disegnino. Fin tanto la situazione è questa, io ho un attivo che mi copre completamente sia il patrimonio netto che i debiti, io ho sempre i miei 10.000 euro, questo è salvo, ma al momento in cui io avessi il mio passivo, come questo disegno qui, cioè tanti debiti che mi va a mangiare, l'attivo e anche il patrimonio netto, io qui non ho più la schermatura della personalità giuridica, io vi rischio di perderla. Quindi lo sforzo che ho fatto per trovare la personalità giuridica, per non rispondere illimitatamente e solidalmente dei debiti, se il mio patrimonio va sotto a 10.000 euro, come nell'SRL per del resto, io rischio veramente di perdere la mia famosa autonomia patrimoniale perfetta che tanto ho fatto per riuscire ad averla. Quindi c'è il rischio, salvo trovare consulenti abbastanza buoni, c'è il rischio di dover spendere qualche soldino in più per impostare una contabilità ordinaria. Ecco, questo è quanto. Ora, la parte canonica io l'avrei terminata, ma mi si dice, Pamela, correggimi, che ci sono anche delle persone che, ecco, quindi io qui passerei, non mi chiedete perché, ma in questa riforma hanno inserito 10 articoli, 7-8 articoli sugli animali impiegati nell'attività sportiva. Fra l'altro c'è un articolo che mi fa anche paura, mi terrorizza, che poi vi spiego, perché vabbè, non so dove vogliano arrivare, però mi terrorizza in quanto senese. Allora, io vi faccio un excursus. Il titolo quarto dell'articolo 19, dall'articolo 19 all'articolo 24 ci sono queste norme generali che parlano del benessere degli animali impiegati nelle attività sportive. Quali sono le cose più importanti? Gli obblighi. Io qui leggo perché, non sapevo nemmeno anche che veste grafica dargli alle diapositive, sono praticamente articoli della riforma che mi limito a passare velocemente. Alcune cose già si sanno, coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportiva sono tenuti a preservarne il benessere. In termini di alimentazione, cura, accudimento nel rispetto delle caratteristiche comportamentali e etologiche. Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell'animale. Qualsiasi metodo di coercizione è vietato. L'utilizzo di dispositivi che possono provocare danni alla salute e al benessere psicofisico oppure provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali. Questi sono i divieti. Nelle gare non è ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso della gravidanza avanzata, dell'allattamento, la bardatura, le attrezzature da utilizzare per l'attività sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei a evitare lesioni, disagio, dolore, sofferenze, più che altro disagio psicofisico all'animale. Non parlo di cavalli, sto parlando di animali in genere. Poi c'è una parte che parla solo espressamente dei cavalli. Caratteristiche. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara comunque denominate, nonché di tutte le relative attrezzature, devono rispondere ai criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumità degli animali. Ogni animale deve avere, il tesserino, il documento di identificazione interessato. L'abbattimento, non è possibile, ci deve essere un abbattimento umanitario, io non sapevo cosa voleva dire l'abbattimento umanitario, e l'abbattimento che viene fatto per ridurre la sofferenza dell'animale, l'animale che si infortuna a questo punto e soffre, è ammesso in quel caso lì, per ridurne la sofferenza, l'abbattimento umanitario, in altri casi non è possibile. Il trasporto, io qui ho scritto questa cosa, vorrei avere chiarimenti, perché mi dicono che non si applica più la normativa dell'autotrasportatori per conto terzi. Devo capire però, e questo io non l'ho trovato da nessuna parte, forse è un problema mio, sicuramente una carenza mia, vorrei capire il responsabile del maneggio, a questo punto che porta 6-7 cavalli in gara, se effettivamente può farlo o se di fatto ci sono delle problematiche, in quanto però non applicando la legge sull'autotrasporto ritengo che non ci siano problemi di sorta. Comunque sia, dicono, la legge lo dice,
Se il trasporto è effettuato da proprietari degli stessi non è soggetto all'applicazione, analogamente non è soggetto a questa legge anche il trasporto di animali impiegati in attività effettuato dal legittimo detentore degli stessi munito di idonea documentazione. Ritengo che qui, anche se non è chiarissimo, il legittimo detentore sia il titolare del maneggio che ha un'autorizzazione da parte, diciamo, del proprietario e quindi può portare i cavalli in gara ai vari concorsi ippici. Sto facendo l'esempio del... Qui invece si parla proprio, ecco, la polizza obbligatoria, ha fatto obbligo al proprietario dell'animale di stipulare una polizza assicurativa. Il ruolo del veterinario, per essere ammesso a una competizione sportiva è ovviamente necessario che ci sia da parte del veterinario una visita che ne accerti l'idoneità a gareggiare, quindi per condizioni di salute, genere, eccetera. È vietata la partecipazione alle manifestazioni e alle competizioni sportive di animali che sono detenuti da persone che abbiano riportato delle condanne in via definitiva per reati contro il sentimento degli animali e per violazioni previste dall'ordinamento sportivo. Sanzioni, vabbè, qui ci sono tutte le varie sanzioni che sono previste se non si rispetta queste. Ecco, qui la definizione del cavallo atleta. Cos'è un cavallo atleta? È un cavallo atleta, il cavallo che è registrato con i vari documenti di identificazione, non destinato alla produzione alimentare, come risulta da un documento di identificazione, il famoso tesserino, sia iscritto al repertorio cavalli atleti presso la Federazione Italiana Sport Equestri, la FISE, o Federazione Pentathlon Moderno o tutte queste varie altre federazioni. Il cavallo atleta, per svolgere attività sportiva, è sottoposto annualmente a una visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione, che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa. Questo è l'articolo 24. L'hanno messo alla fine e ti dice: le manifestazioni pubbliche aperte al pubblico con impiego di equidi si svolgono al di fuori degli impianti e dei percorsi autorizzati dal Ministero dell'Agricoltura devono garantire requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della Sovranità Alimentare. Boh, va bene. Qui parla, diciamo, di animali che non sono, che non svolgono nessun tipo di attività, che svolgono attività al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero dell'Agricoltura. Io non avrei altro da aggiungere, ovviamente sono a disposizione per eventuali quesiti e a questo punto credo di essere rimasto nell'oretta che mi ero un attimino prefissato e a questo punto io passerei la parola alla dottoressa Foderi. Bene, buonasera a tutti, io sono Laura Foderi, sono consulente del lavoro e a me tocca parlare insieme a voi del lavoro sportivo. Il lavoro sportivo è una parte importante di questa riforma dello sport, difficile per certi aspetti anche da applicare. Io ho fatto una breve, ho ripercorso brevemente quelle che sono le norme, focalizzando l'attenzione sul mondo dilettantistico e sulla collaborazione coordinata e continuativa sportiva, che è quella che ci riguarda più da vicino a tutti noi. E poi ho cercato di porre l'attenzione su due novità importanti di questo inizio 2024, che sono l'approvazione di un contratto collettivo nazionale e l'emanazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri due sere fa, che ci ha dato finalmente l'elenco delle mansioni a seconda delle varie discipline. Questi due sono due novità molto importanti che completano e danno corpo alla riforma del lavoro sportivo, delineando in maniera più netta e precisa il lavoratore dello sport come lavoratore. E questa è la grande novità della riforma. Fino al 30 giugno tutti facevamo riferimento all'articolo 67 che è stato abrogato. Dal 1 luglio le prestazioni negli enti sportivi sono o a titolo gratuito o a titolo oneroso. Se sono a titolo gratuito saremo volontari, se sono a titolo oneroso saremo lavoratori. Sono due tipologie di persone che entrano nelle nostre associazioni completamente diverse fra di loro. Una non ha grandi discipline, ma diciamo è una legata più che altro a un,
ha dei comportamenti, l'altra invece ci mette nel mondo del lavoro, ecco perché parlo io che sono consulente del lavoro, perché ci avvicina molto, come diceva il dottor Pieri, a un'azienda. Quando noi avremo ripercorso i vari adempimenti che ci sono cascati addosso, si capisce che l'associazione sportiva o la società sportiva è ormai diventata un'azienda e l'associazione è il datore di lavoro di questi lavoratori. Il volontario è la persona che gratuitamente presta il proprio tempo e la propria capacità per promuovere lo sport. Quindi le caratteristiche sono un'attività di natura personale, gratuita e senza fine di lucro. Lo fa a favore delle associazioni, lo fa secondo quelle che sono le linee tipiche della disciplina a cui appartiene e quindi a quelle che alle varie norme e regole dell'attività sportiva previste dalle varie discipline. Essendo volontario, essendo gratuito, non è compatibile con nessun altro rapporto in cui si vada a prendere un compenso nel lavoro subordinato, nel lavoro autonomo, nessun altro tipo di carica in cui si abbia la corresponsione di un compenso. Quindi l'elemento fondamentale del volontario è che lui viene per piacere, per fini, come dice la legge, amatoriali, senza altro secondo scopo. È un rapporto gratuito, ma è previsto anche a favore dei volontari la possibilità di erogare alcuni rimborsi, in particolare le spese documentate vuol dire a piedi lista, cioè se io accompagno la squadra e quindi avrò vitto, alloggio o viaggio, avrò degli scontrini che potrò fornire alla mia associazione e l'associazione mi potrà restituire la somma che riguarda questo viaggio o questa trasferta che io ho fatto. Si potrà fare anche la possibilità di rimborso di trasporto in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio di residenza del principiente. Questa è una norma molto importante e che differenzia i volontari dai lavoratori. Perché mentre io volontario abito a Monteriggioni, vado nella mia associazione a Siena, cambio comune, posso immaginare di chiedere un rimborso alla mia associazione per il trasporto che io ho fatto. Come vedremo un pochino più avanti, nei lavoratori questa norma è esattamente contraria. Il punto di riferimento nel volontario è la residenza del volontario, il punto di riferimento del lavoratore è la sede dell'associazione. Questo cambia profondamente questa tipologia di rimborso spese, è molto importante perché se io mi immagino di fare il tragitto casa-lavoro, non è questa la possibilità di chiedere il rimborso spese. È possibile che questi rimborsi vengano fatti anche in autocertificazione. Io ho segnato nella slide l'articolo 46 del DPR 445 perché è un'autocertificazione fatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, quindi un documento molto importante perché poi c'è la pena di falso se si dichiara una cosa che non corrisponde al vero. Questo mi consente di riconoscere a favore del volontario un rimborso spese di 150 euro mensili, ma rimborso spese vuol dire che io volontario vengo da te associazione e ti dico guarda questo mese ho speso 150 euro. Se viene l'organo controllore, il volontario deve essere in grado di dimostrare che è una spesa, cioè ci devono essere degli scontrini alla base di questo documento. Non è un valore forfettario, perché se io attribuissi un valore forfettario al volontario, gli starei dando un compenso e quindi non saremo più nel mondo dei volontari, ma saremo nel mondo del lavoro. Sembra compatibile anche la possibilità di riconoscere dei premi a favore di atleti e tecnici che quando si raggiunge un risultato nella competizione sportiva e come diceva il dottor Baldini questa è sottoposta a ritenuta d'imposta del 20%.
Si può prevedere anche la possibilità, sempre rifacendoci a quel fatto che io parto dalla mia residenza e vado per l'associazione, un rimborso preso come indennità chilometrica. Indennità chilometrica vuol dire che se io uso la mia auto per fare delle commissioni per l'associazione, posso dimostrare attraverso i chilometri, attraverso la macchina che uso, attraverso dei valori che sono forniti dalle tabelle ACI, un quantitativo di rimborso spese da ricevere. E anche questo è possibile farlo se si hanno queste caratteristiche. Alla base di tutto questo, questo sia per quanto riguarda i volontari, a mio avviso per tutte e due le categorie, bisognerebbe che l'associazione avesse previsto a monte, magari con una delibera di assemblea, che è possibile erogare queste forme di rimborsa prevedendo in linea teorica quali sono e in che termini si possono riconoscere. Successivamente, con una semplice contabilità, intendo uno scambio di dichiarazioni tra il volontario o lavoratore e l'associazione, si potrà arrivare all'erogazione di questi rimborsi spese. Una slide l'ho dedicata interamente all'assicurazione, perché il volontario ha come unica forma di assicurazione l'assicurazione per la responsabilità civile, una cosa a cui non eravamo abituati per i volontari, ma che invece è di fondamentale importanza, forse è l'unico adempimento obbligatorio che deve essere fatto. Nel mondo dello sport non è previsto il registro dei volontari, come invece è previsto negli enti del terzo settore. Però che cosa a mio avviso è importante comunque avere conoscenza di chi viene nella nostra associazione, e quindi si può considerare consigliabile una dichiarazione di gratuità, una dichiarazione con cui il volontario dice: guarda, io vengo perché mi ci diverto e vengo volentieri, non prendo niente. Mettere questa dichiarazione in una cartellina magari ci assicura in un secondo momento ad avere contezza chiara, subito, immediata di quelli che sono i volontari che vengono nella nostra associazione. Chi invece viene in associazione nelle società sportive prendendo verso un compenso è il lavoratore sportivo. L'articolo 25 del decreto legislativo 36 del 2021 dà una definizione precisa e netta di chi è il lavoratore sportivo. Questo è importante perché intanto consente nell'applicazione della norma di attribuire con certezza questa qualifica alla figura corretta, e poi perché ovviamente collegata a questo c'è tutta una serie di agevolazioni che è importante attribuire alla figura giusta. Il lavoratore sportivo è l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara. Ma sempre l'articolo 25 dice: lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che sempre esercita verso un corrispettivo una mansione tra quelli rientranti nei regolamenti che in base ai regolamenti tecnici sono considerate necessarie per lo svolgimento dell'attività. Questa è la prima novità dell'inizio del 2024, esattamente come vedete il decreto è del 21 febbraio, cioè di due giorni fa. Questo decreto, che io ho anche portato in cartaceo e magari si può vedere, magari poi in un secondo momento si può anche discutere un attimo con l'avvocato, per ogni federazione, quindi per ogni disciplina sportiva, sono previste tutta una serie di mansioni. Quindi, tra la prima parte dell'articolo 25 che già conoscevamo e la seconda parte che è stata disciplinata da questo decreto, a questo punto noi sappiamo con certezza chi sono i lavoratori sportivi. Questo che vuol dire? Che tutti gli altri non sono lavoratori sportivi. Chi sono quelli che non sono lavoratori sportivi? Quelli che svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale, la receptionist, la segretaria, quella che poi si adopera per mettere in pratica tutti gli adempimenti che la riforma mette in atto. Io parlo con tanti di voi e sono quasi tutti degli collaboratori amministrativi gestionali. Non sono lavoratori i professionisti, cioè l'avvocato, il commercialista, il consulente del lavoro, il notaio, cioè tutti quelli che sono iscritti a un albo professionale, a un ordine professionale, non sono lavoratori sportivi. In passato era capitato che veniva utilizzato l'articolo 67 anche per queste figure. Oggi è la legge che ci esclude la possibilità di avvicinarli al mondo sportivo.
E poi a questo punto non sono lavoratori sportivi tutti quelli che non rientrano nel primo comma dell'articolo 25, le sette figure che già conoscevamo, e le altre mansioni che tre giorni fa hanno emanato in base alle diverse discipline. Quindi che cosa ci troveremo a fare nel futuro? A individuare persona per persona tra quelle che prendono dei compensi e capire se rientrano nell'una o nell'altra figura. Io immagino in linea di massima di sì, tutti quelli che conosco io sono tutti tesserati, quindi passano da una preselezione che è quella che viene fatta al momento del tesseramento. Una persona che non ha le caratteristiche di lavoratore sportivo probabilmente non può essere tesserato. Quindi questa è la prima selezione. La seconda è quella di vedere queste tipologie che sono previste, come dicevo prima, torno un attimo indietro, le sette che già conoscevamo e quelle previste nel nuovo decreto. Io ho chiesto a Pamela che mandasse a tutti voi questo decreto, forse l'avete già visto, e quindi ognuno andrà a cercare la propria federazione e da lì vede chi è lavoratore sportivo. Ci sono una figura che è piuttosto frequente, addetto alla logistica, mi pare di aver visto, se non ho sbagliato, nella federazione del gioco calcio non è previsto. E questa è una cosa importante, perché è un argomento che è stato combattuto in questi mesi passati tanto, dove mettiamo certe figure, in alcune discipline c'è, in quella del calcio no. Quindi il portiere, l'addetta alle pulizie, portiere, il custode, non sono nella prima categoria, non sono nella seconda, quindi queste figure potranno essere presenti in associazione o perché sono volontari, cioè lo fanno, come si diceva prima, con spirito di liberalità. Accanto alla mansione c'è scritto l'articolo del regolamento. Io non ci sono andata in questi due giorni, ma se io vado a guardare nell'articolo del regolamento mi spiegherà chi è questa figura. E questo è un elemento che costituisce un discrimine, perché se la mia figura rientra in quello che dice l'articolo del regolamento, ci sto dentro, ma se no non ci sto. Questo è molto importante, perché se io sono un lavoratore sportivo ho tutti i vantaggi che la riforma dello sport mi dà, altrimenti no, se non sono un lavoratore sportivo ma l'ho qualificato errando, la prima cosa che posso rischiare è la riqualificazione del rapporto e quindi tutto il risparmio contributivo che io ho avuto mi riviene addosso a seguito di un possibile accertamento. Questo spartiacque è importante, perché lo spartiacque ci serve per capire quali sono le norme che si devono applicare a queste persone. Se io non sono un lavoratore sportivo, sono un lavoratore subordinato. Se sono un lavoratore subordinato, io devo sottostare a tutte le normative ordinarie del mondo del lavoro. Ecco quindi che è molto importante fare all'inizio, prima di instaurare un rapporto di collaborazione, una valutazione di questo tipo per fare il giusto inquadramento della figura. Nel mondo dilettantistico la figura dominante come tipologia contrattuale è quella della collaborazione coordinata e continuativa sportiva. Quindi il lavoratore sportivo può essere un lavoratore subordinato, un lavoratore autonomo, ma anche un lavoratore autonomo esercitato sotto la forma di collaborazione coordinata e continuativa. Anzi, nel settore dilettantistico questa figura la legge la presume tale come lavoratore autonomo alla presenza di alcune caratteristiche che vedremo tra poco. La norma prevede anche la possibilità di effettuare dei contratti di collaborazione occasionale. Si chiamano contratti di prestazione occasionale sia quelli esercitati in forma autonoma ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, sia i cosiddetti presto o contratti di prestazione occasionale. Sono dei contratti che vengono fatti prepagando all'INPS una somma
E poi attraverso un adempimento che si fa sempre dentro il programma dell'INPS si dà la possibilità alla persona saltuariamente, perché in tutte queste due figure c'è la parola occasionale, quindi deve essere un rapporto del tutto discontinuo e saltuario, si evidenzia la persona e attraverso un meccanismo digitale la persona viene remunerata dall'INPS attingendo da quella somma che noi avevamo prepagato. L'altra forma di lavoro occasionale è quella più comune, quella che consiste nella stipula di un accordo tra le parti e la corresponsione di una somma che è esente completamente fino a 5.000 euro. Per le prestazioni occasionali da un paio d'anni è obbligatoria un adempimento presso il Ministero del Lavoro a seconda della tipologia di prestazione occasionale che si va a fare. Ci sono delle esenzioni, ci sono delle ipotesi in cui va fatta. Quindi anche qui, se si decide di prendere una persona per fargli fare una prestazione occasionale, va un attimino valutata prima per vedere se si deve fare qualche adempimento o seppure è sufficiente la stipula di un contratto e poi successivamente il pagamento della ritenuta d'acconto entro il 16 del mese successivo a quando si eroga il compenso. Il collaboratore sportivo, abbiamo detto, è la figura centrale del mondo sportivo dilettantistico. Il collaboratore coordinato e quantitativo quindi è una persona che svolge un'attività autonoma, perché la collaborazione coordinata e continuativa viene inserita fra le figure di lavoro autonomo parasubordinato, dove non c'è etero organizzazione del lavoro, quindi non c'è il comando del datore di lavoro, ma solo un accordo su quelle che sono le mansioni che devono essere fatte, e questa figura si presume tale quando la prestazione ha una durata non superiore a 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive. E le prestazioni sono coordinate sotto il profilo tecnico in base a quelli che sono i regolamenti delle federazioni. La parola si presume lavoro autonomo è molto importante. La legge fa una protezione a tutti questi contratti che stanno dentro queste caratteristiche, ponendo l'onere della prova contraria a carico della persona che deve contestare quella tipologia di rapporto. Quindi in generale, se io faccio una mansione che non è subordinata, che rientra tra quelle previste dalla federazione e che entro un tempo di 24 ore settimanali, il mio rapporto di lavoro coordinato e continuativo è del tutto genuino ed è autonomo. La presunzione però è una presunzione relativa, vuol dire quindi che il mio organo controllore può, facendo degli accertamenti, dimostrare il contrario e quindi viene meno la caratteristica di questo rapporto di lavoro. Se il collaboratore fa più di 24 ore, non vuol dire che il contratto è errato, è invalido, vuol dire semplicemente che l'ordine della prova è inverso, cioè non è l'organo controllore che deve dimostrare che io sono in errore, ma sono io che devo dimostrare che il mio rapporto di lavoro è genuino, davvero autonomo. Anche questo è importante, molto importante, perché al collaboratore coordinato e continuativo si applicano le agevolazioni del mondo sportivo. E se io dimostro che quel rapporto di collaborazione coordinata e amministrativa non è quello che si vuole, rischio di vedermi riclassificato il rapporto ed essere sottoposta al pagamento dei contributi secondo le norme ordinarie. Quindi è molto importante, la legge dà una protezione, però anche qui è necessario stare attenti, ma direi anche dall'esperienza che ho avuto in questi mesi con le varie associazioni, la persona che va in segreteria la sera due ore e fa alcune delle mansioni effettivamente è a tutti gli effetti un lavoratore autonomo, non c'è nessuno che gli comanda, come può capitare in un normale rapporto di lavoro, dando ordini precisi. Il segretario sa quello che deve fare e lo porta avanti, e quindi il rapporto, la maggior parte dei rapporti, almeno di quelli che io mi sono con cui mi sono confrontata, ho visto che sono realmente rapporti autonomi e genuini.
Allora, per qualificare il rapporto di lavoro, secondo quello che è stabilito dalla legge, la legge pone due condizioni, una di queste è il tempo, ma il tempo serve solo per dire che se fa questa prestazione nelle 24 ore e effettivamente si coordina in base alle attività che sono previste nelle federazioni, io sono un collaboratore coordinato e continuativo. Poi dopo, ovvio che anche il collaboratore, essendo un lavoratore, avrà diritto ad un compenso, e vediamo come si stabilisce il compenso. Prima di parlare del compenso, che è un punto cruciale, ho fatto due slide, secondo me molto importanti, e che dovrebbero interessare l'associazione prima di cominciare un qualunque rapporto di lavoro. Il primo riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, l'ha già detto anche il dottor Baldini. Bisogna confrontarsi con il consulente della sicurezza, capire quali sono i contesti lavorativi in cui il lavoratore va a svolgere la sua prestazione, fare una valutazione di rischi e elaborare un documento di valutazione rischi. Eventualmente verificare l'idoneità della mansione dei lavoratori sportivi e assicurarsi poi che ci sia una sufficiente formazione ai propri lavoratori in materia di sicurezza. Sono le norme basilari che in tutte le aziende però vengono osservate. Diciamo che anche loro, oramai, parlando di lavoratori, bisogna avvicinarsi a questo mondo ed è molto importante. L'altro aspetto importante, sempre diciamo precontrattuale, è la farsi rilasciare il certificato penale del casellario giudiziale, perché la maggior parte delle persone che vengono in associazione stanno vicino a bambini e quindi questo certificato ci mette al riparo sulla salute della comportamentale della persona che viene in associazione e sta con i nostri ragazzi. Il certificato è obbligatorio, quindi ogni lavoratore che è vicino ai bambini deve avere questo certificato. O lo può richiedere l'associazione facendosi fare la delega dal diretto interessato, oppure il diretto interessato va in tribunale, se lo fa rilasciare e lo porta all'associazione. Secondo me anche per i volontari, perché che io riceva un compenso o meno, devo essere una persona per bene e sto con i nostri ragazzi, secondo me è una cosa che... Ho segnalato una cosa interessante, che la FIGC aveva emanato qualche mese fa le linee guida per la salvaguardia e la prevenzione e il contrasto agli abusi delle violenze e discriminazioni sui tesserati, e probabilmente questo attiene a questo argomento e dà delle linee guida di comportamento nell'associazione. A questo punto parliamo, come diceva la signora, del compenso. Quando io vado a stipulare un contratto di collaborazione, uno degli elementi contrattuali principali è il compenso. Come determino il compenso? Il contratto di collaborazione è un accordo tra due parti private, il committente e il lavoratore, che fino alle novità di qualche settimana fa potevano sembrare del tutto libere. Io ti do 100 euro e siamo a posto. La FIGC all'inizio, a luglio, gli ultimi di giugno, ora non mi ricordo esattamente, aveva emanato questo comunicato con cui dava due indicazioni molto importanti. La prima è di stabilire un accordo sul compenso lordo. La seconda diceva che il compenso minimo per stagione nei 12 mesi deve essere 1.800 euro lordi, quindi almeno dividiamo 1.800 per 12, almeno diamo questo come retribuzione minima. Consigliava il compenso lordo perché, visti i limiti fiscali che ci sono e che vedremo dopo e che già il dottor Baldini ha detto, io avrò inizialmente nel mio percorso lavorativo un momento in cui il mio compenso sarà esente, ma poi forse diventerà imponibile. E quando diventa imponibile, se io ho pattuito un netto, il costo contributivo è interamente a carico dell'azienda. Se invece io ho pattuito un compenso lordo, due terzi sarà a carico dell'azienda, ma un terzo è a carico del lavoratore. Ed è importante questo, perché il lavoratore
non può dire io non voglio pagarli. I contributi si pagano per la posizione pensionistica del lavoratore, quindi è un diritto suo e partecipa a questo diritto come ogni altro lavoratore in Italia. Quindi, prima di tutto, imparare a ragionare sul compenso lordo e non sul compenso netto. E poi era previsto questo minimo. C'era anche un altro limite massimo che ha evidenziato il dottor Baldini, e cioè che non si doveva, il compenso che si dà al lavoratore o al collaboratore non deve essere superiore al 40% rispetto a quelli previsti dai vari contratti collettivi. Questo per evitare che si facesse una distribuzione di utili. Fino a qualche settimana fa questo parametro, che dice in base rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche dai contratti territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ci metteva un attimo in incertezza, perché nel mondo del lavoro ogni tipologia di lavoro ha vicino a sé un contratto collettivo nazionale. Il contratto collettivo nazionale, che fino a qualche settimana fa riguardava il mondo sportivo, che prima si chiamava impianti e palestre, non prevedeva la disciplina dei collaboratori coordinati e continuativi, perché era un vecchio contratto di quasi una decina d'anni fa. E quindi si poteva prendere quei valori per fare una similitudine e individuare più o meno quale poteva essere questo valore massimo da non superare. La novità siglata il 12 gennaio del 2024 è il rinnovo di questo vecchio contratto collettivo impianti e palestre, che oggi si chiama contratto collettivo dei lavoratori dello sport. È stato siglato dalla Confederazione Italiana dello Sport, Confcommercio, e SCL CGL, Fisascat CISL e Wilcom WIL. Quindi, sia da parte datoriale sia da parte dei sindacati, ci sono delle figure maggiormente rappresentative a livello nazionale che hanno siglato questo accordo. Quindi è un accordo che ci deve tenere attenzionati. Dico semplicemente questo perché un contratto collettivo non è obbligatorio applicarlo, a meno che noi associazione, noi datori di lavoro, non si aderisca alla sigla datoriale che ha firmato quel contratto collettivo, oppure non siamo obbligati ad applicarlo a meno che non si scelga di applicarlo. Quindi non si crea un vero e proprio obbligo. L'emanazione di questo contratto non crea, a parere mio, un vero e proprio obbligo, ma sicuramente è un punto di riferimento importante a livello nazionale, che potrebbe essere preso come in considerazione come parametro di valutazione di fronte, per esempio, ad un contenzioso. Se un contenzioso con un lavoratore arriva al giudice, è possibile che il giudice, anche se te non fai parte di Confederazione Italiana Sport e Confcommercio, quindi non sei obbligato a applicarlo, però essendo firmato da sigle così importanti, è possibile che lo prenda come parametro di riferimento. Quindi, che cosa mi viene da dire? Mi viene da dire che anche se noi possiamo dire io non lo applico, non posso ignorarlo, perché questo contratto ha stabilito dei minimi contrattuali per i collaboratori coordinati e continuativi, indicando rispetto ai lavoratori subordinati una maggiorazione del 25% che va a sostituire ferie, permessi straordinari, tredicesima, tutta una serie di valori aggiuntivi alla retribuzione tabellare che nel mondo del lavoro della collaborazione coordinata non esiste. Hanno raggiunto questo accordo che prevede che i valori sono maggiorati del 25%. Quindi che significa? Che oggi un valore ce l'abbiamo. Per esempio, la riga che ci interessa è quella dal 1 gennaio 2024, perché questo contratto è entrato in vigore il 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre del 2026. Quindi siamo già in vigenza di questo contratto. E possiamo dire che un quarto livello, o meglio, un lavoratore che svolge una mansione
simile a un quarto livello del lavoro subordinato, nella collaborazione va da 9,02 euro all'ora. Allora io, in base alle ore che facevo, quello che si diceva prima, la mia segretaria va 10 ore la settimana. Faccio una moltiplicazione. Lordo. Parlando sempre del compenso, mi viene da dire che anche a favore dei lavoratori sportivi, in particolare a favore degli atleti e dei tecnici, in base ai risultati ottenuti, si può riconoscere un premio quando si è vinto una competizione sportiva. Il trattamento fiscale, l'avevamo già detto, per i volontari è a rivalsa facoltativa, una ritenuta a titolo d'imposta del 20%, quindi si paga il 20% e siamo a posto con lo Stato. C'è un emendamento che dovrebbe essere approvato forse la settimana prossima in occasione della conversione del decreto mille proroghe, che dice che agli atleti la ritenuta sul premio non deve essere fatta per un premio complessivo che non supera 300 euro. Cioè, complessivo non premio, tra me e te, tra me associazione, tra te atleta, un valore complessivo di 300 euro. Poi io posso prendere 300 euro da questa associazione, 300 da un'altra e via via. Non è ancora legge, però credo che da quello che si legge che questo emendamento sia abbastanza solido, quindi probabilmente dovrebbe uscire. Che cosa c'è da dire? Che se così sarà, e lo vedremo nei prossimi giorni, dovrebbe valere questa agevolazione solo fino al 2024, e in questo emendamento non si parla di tecnici. Quindi mi viene, io ho lasciato il punto di domanda, ho detto va bene, per gli atleti sì e per i tecnici no. Più di questo non vi so dire. Anche il lavoratore sportivo può ricevere rimborsi, sia che sia dipendente, sia che sia collaboratore coordinato e continuativo. Ma per il lavoratore si applicano le regole generali, normali, che si applicano a tutti i lavoratori. E ho messo in rosso no rimborso, tragitto, casa, lavoro, perché il punto di riferimento per individuare il rimborso spese è la sede dell'associazione per il lavoratore. Quindi questo tragitto casa lavoro può valere solo per il volontario che è fuori dal comune. Quindi si riconoscono a favore la possibilità a favore dei lavoratori di ricevere rimborsi spesa a piedi lista, trasferte per missioni fuori dal comune, esenti fino a 46,48 euro, cioè si va a giocare a Viareggio, è una trasferta fuori comune. Io, per il disagio che si verifica, posso riconoscere questa somma esente di 46,48 euro. E posso riconoscere anche l'indennità chilometrica, sempre valutata e rapportata all'auto che adopero di mia proprietà e ai limiti delle tabelle ACI, in base a un resoconto che il lavoratore mi porterà. Tutte queste rimborsi, a parere mio, Gianni, dimmi se sei d'accordo, io mi piacerebbe che fossero deliberate a monte. Cioè l'associazione dice va bene, riconosciamo genericamente, in via del tutto teorica, la possibilità di. Poi chi ne usufruisce ci porterà dimostrazione di quello che vuole, noi erogheremo perché abbiamo già deliberato la possibilità di fare questa cosa. A questo punto io mi sono immaginata un'associazione che intanto ha individuato la persona, intanto l'ha inquadrata, intanto ha fatto il contratto, ha determinato il compenso. A questo punto bisogna capire, avendo ormai io un lavoratore e quindi essendo un datore di lavoro, a quali adempimenti devo sottostare. E ho fatto un elenco sintetico, tanto è sufficiente per sommi capi per capire a quale normativa ci dobbiamo riferire. I collaboratori coordinati e continuativi sportivi, mi raccomando, sportivi, non sono soggetti all'obbligo INAIL. A loro si applica la normativa dell'articolo 51 289 2002 che già conoscete.
hanno diritto invece all'assicurazione previdenziale e assistenziale e sono iscritti alla gestione separata. Applicando a loro queste diverse aliquote a seconda se sono lavoratori che sono iscritti ad altre forme obbligatorie o meno. Se io sono un pensionato, sono un lavoratore subordinato e la sera vengo in associazione, ho già un'altra assicurazione previdenziale. Se invece io non faccio niente, sono uno studente, non ho altra attività, assicurazione previdenziale e quindi pagherò un'aliquota diversa. Che differenza c'è fra queste aliquote? La prima paga solo il 24%, cioè l'IVS, cioè l'accantonamento della pensione. Se invece io non ho un'altra forma pensionistica, pago il 25% più il 2,03%. Il 25% è l'accantonamento per la pensione, il 2,03% è per i contributi minori, cioè vanno a tutelare la maternità, i congedi parentali, la malattia, tutta una serie di possibili prestazioni che il collaboratore potrebbe richiedere e gli sono coperte da quel valore. Questa è la disciplina pensionistica. La legge ci viene incontro e ci dice che fino ai primi 5.000 euro non sono obbligato a pagare i contributi e fino al 31 dicembre del 2027 il mio imponibile contributivo è ridotto del 50%. Quindi se io ho preso un compenso di sforo le 5.000 euro di 500 euro, pagherò il 24 o il 27 a seconda della mia posizione pensionistica su 2,50. Quindi ci viene incontro facendo uno sconto, una riduzione di peso contributivo. L'onere a carico del prestatore è un terzo. Ecco perché io ho detto all'inizio facciamo gli accordi sul compenso lordo, perché questo terzo se lo paga il lavoratore senza caricare anche di questo costo l'associazione o la da un punto di vista fiscale l'esenzione invece è più alta, l'aveva detto anche il dottor Baldini, fino a 15.000 euro io sono esente. Poi ho fatto ecco, questa è una cosa molto importante, ho usato il colore rosso perché per me è fondamentale. Il limite della franchigia dei 5.000 euro prima di tutto è determinato dal valore complessivo di tutti i compensi percepiti dal lavoratore, ivi compresi i compensi dal lavoro occasionale, e quindi nel caso in cui vi concorrano più rapporti di lavoro, il termine opera al momento in cui viene raggiunto l'importo dei 5.000 euro come somma di tutti i compensi erogati al prestatore dalla totalità dei committenti, che vuol dire che se io faccio l'istruttore in due associazioni, io ricevo due compensi, io devo sapere quando pago il compenso a che imponibile è il mio prestatore, altrimenti rischio di sbagliare e di evadere i contributi. Come si fa? Al momento in cui io pago, devo farmi rilasciare un'autocertificazione in cui il prestatore mi dice io sono a 3.000 euro, io so che gli do 1.000 euro, va bene, sono in esenzione, gli do 2.500 euro, attenzione, non sono più in esenzione. Se io non faccio questa cosa rischio di sbagliare ed è molto importante perché il pericolo è l'evasione contributiva e il datore di lavoro, cioè l'associazione, è obbligato a pagare i contributi. È una cosa che non sempre ho visto si fa, ma è essenziale. Ho usato il termine rosso perché aiuta soprattutto l'associazione. Perché se il nostro lavoratore ci fa una dichiarazione sbagliata, io posso sempre dire, guarda, io so che lui mi ha dichiarato questo imponibile. Che ne so, mica si può stare dietro alla vita degli altri, ognuno starà dietro la propria. Se non abbiamo la dichiarazione, chi l'ha stabilito se siamo esenti o no? Ora, io conosco un amico che è qui presente che ha una pagina Excel formidabile, però non... Per ora funziona. Formidabile, che aiuta. Però non tutela l'associazione. L'associazione è tutelata con la dichiarazione.
Poi quando ci sta la dichiarazione si mette il valore nel foglio Excel e siamo perfetti, e credo sia quello che fa il mio amico. Laura, tu a che punto sei così per capire? Non ho tanto. Ho fatto questa slide per dire, va bene, il dottor Piari ha detto l'anno 2024 è limitativo, ha senz'altro ragione lui, però l'anno 2023 è stato difficile, io perlomeno per le persone con cui mi sono confrontata, difficile per noi a capire, difficile per tutti noi insieme ad applicare. Abbiamo detto affrontiamo l'anno 2024 come un ulteriore step. E allora bisogna domandarsi, si comincia l'anno con un limite di 5.000 euro che va da gennaio a dicembre e con un limite IRPEF di 15.000 euro che va da gennaio a dicembre. Quindi con quel sistema delle dichiarazioni noi su nel tempo, magari nel 2023 ce l'abbiamo fatta a restare esenti, forse nel 2024 verso maggio-giugno saremo imponibili, forse a giugno finisce il contratto. Ma è una cosa da monitorare, però questi valori che abbiamo messo in campo sono l'anno che stiamo affrontando, il 2024, ci dobbiamo rapportare a questi valori. E poi ho fatto un elenco di quelli che sono gli adempimenti che si deve fare. Quando io assumo un collaboratore coordinato e continuativo devo fare l'UNILAV, ho 30 giorni di tempo da quando io assumo per fare l'UNILAV. Come lo posso fare? Tramite il RAS, avevo portato anche le diapositive per vedere, ma magari ve le mando, oppure con l'UNILAV Sport. Inizialmente ci siamo trovati in difficoltà se ho usato l'UNILAV tradizionale, quello che usiamo noi consulenti del lavoro. È stato individuato questa figura particolare, l'UNILAV Sport, che si trova dentro il Ministero del Lavoro, vi si accede tramite SPID o tramite un terzo abilitato, per esempio io. Quindi, quando io assumo un collaboratore, mi devo preoccupare che nei 30 giorni successivi faccio l'adempimento, entro nel RAS e faccio una nuova comunicazione UNILAV. Questa comunicazione è resa nota a tutti gli enti, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL, tutti gli enti hanno conoscenza. Quando l'organo controllore viene a fare un controllo, oramai non chiede più a noi consulenti i dati, perché ce li hanno tutti sul computer e individuano subito se il lavoratore è regolare o meno, proprio perché l'UNILAV consente questa conoscenza a tutti. L'UNILAV va fatto anche quando si fa una proroga di un contratto, si aveva un contratto che durava fino al 30 gennaio e l'abbiamo portato a giugno, si deve fare la proroga. Se invece il lavoratore sportivo va via prima del tempo, si farà una cessazione. Tutti questi eventi devono essere registrati nell'UNILAV. Ci sarete entrati tutti quanti, c'è una fascia blu al lato lavoro sportivo, dentro lavoro sportivo il primo è l'UNILAV ed è questo, la comunicazione obbligatoria di inizio attività o delle modifiche delle attività. Poi c'è il prospetto paga. Il prospetto paga è una specie di, detto in modo improprio, di ricevuta, è il conteggio del compenso che io devo erogare. Siamo obbligati a rilasciare il prospetto paga al lavoratore sopra 15.000 euro. Siamo però obbligati a fare l'iscrizione del lavoratore sull'UL, Libro Unico del Lavoro, che è il libro dove vengono registrate e cristallizzate le caratteristiche di ogni rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda l'inquadramento, i tempi di esistenza del rapporto, i compensi dati, gli imponibili previdenziali e fiscali, se ci sono. Questo adempimento era previsto entro il 31 gennaio, che sanava il periodo pregresso da luglio a dicembre, e la sera del 31 alle 6 è arrivata la proroga. Quindi chi l'ha fatto l'ha fatto, chi non l'ha fatto ha un po' di tempo in più per farlo e dovrebbe uscire un nuovo decreto con le indicazioni più precise. Se si supera la franchigia di 5.000 euro ci si deve preoccupare subito di conteggiare con quelle aliquote i contributi e di predisporre entro il 16 del mese di riferimento l'F24 e pagarlo.
Entro la fine dello stesso mese ci si deve preoccupare di inviare all'INPS il flusso Uniemens. Il flusso Uniemens è un tracciato digitale in cui si indicano tutte le informazioni necessarie affinché l'INPS possa controllare che i contributi che noi abbiamo pagato il 16 siano davvero veri e corrispondenti a quella tipologia contrattuale che si è denunciato. Questa è una cosa importante e avevo preparato una cosina, ma non ci si può andare di là, ve lo racconto brevemente. Il RAS prevede la possibilità di fare l'Uniemens. Si entra dentro, si indicano degli elementi e ci permette di estrarre questo flusso. Se noi si va nel vademecum dell'Uniemens, sempre nel RAS, ci viene detto che quel flusso, quel tracciato, chiamiamolo così, deve essere poi controllato dal programma INPS e successivamente inserito nell'INPS tramite o un collegamento SPID o un terzo abilitato. Quindi il RAS oggi ci consente di creare il tracciato, ma non ci consente di inviare il tracciato all'INPS. Quindi tocca fare una serie di passaggi in più che necessitano un programma scaricato dall'INPS e un invio sul portale INPS. Quindi uno può attrezzarsi o può farlo fare a un consulente. Tutto si può fare. Tutto si può fare. Vi dico anche una cosa, qualche giorno fa ho assistito a una informativa che viene data a noi consulenti da parte del nostro ordine e avevano invitato il vicepresidente vicario dell'INPS, il quale ha dedicato un quarto d'ora abbondante a dirci che i flussi non quadrano. Cioè praticamente in questo tracciato digitale si devono indicare delle lettere precise che vogliono dire qualcosa di preciso, non quadrano e le denunce Uniemens sono sospese. Quindi è un problema generalizzato, però l'obbligo di presentarlo entro la fine del mese c'è ed è un obbligo importante. Poi si deve fare la certificazione unica, questa è la prima scadenza prossima è l'Uniemens, il 31, questo mese fa 29, il 29. La prossima è il 18 marzo la certificazione unica, cioè il documento che dichiara all'Agenzia delle Entrate i compensi che sono stati erogati. Quest'anno, ora nel 2024 si certifica l'anno 2023 e probabilmente consegneremo due certificazioni uniche ai nostri lavoratori. La prima che va dal 1 gennaio al 30 giugno secondo le regole dell'articolo 67, cioè tutti esenti, fino a 10.000 euro. La seconda certificazione unica che certifica i compensi, questa volta non più redditi diversi ma redditi da lavoro, dal 1 luglio al 31 dicembre nel rispetto della nuova normativa. E questa scadenza è il 18 marzo. E poi l'ultimo adempimento, il modello 770, che si presenta entro il 31 ottobre del 2024 e si certificano all'Agenzia delle Entrate le ritenute che sono state fatte nell'anno, se sono state fatte. Poi ci sono due slide veloci sull'amministrativo gestionale, che sarebbe l'addetta alla segreteria, che svolge questa attività in forma autonoma e svolge questa attività a favore delle associazioni, beneficia degli sgravi contributivi riconosciuti per i collaboratori sportivi, è iscritto alla gestione separata, ma per il collaboratore amministrativo gestionale si paga l'INAIL. Quindi prima di assumere un collaboratore amministrativo gestionale bisogna aprire una posizione INAIL. L'INAIL attribuirà una voce di tariffa assimilabile all'attività di segreteria con un tasso di premio che dovrebbe essere il 5 per 1000, quindi una piccolissima cifra che viene pagato però sul minimale, cioè se la retribuzione del compenso è sotto il minimale prestabilito dall'INAIL, l'INAIL ci fa pagare il 5 per 1000 sul minimo. Gli adempimenti per l'amministrativo gestionale sono tutti
tradizionali, la comunicazione obbligatoria, il LUL, l'UNIEMEZ, la CIU e il 770 sono tutti fatti tramite canali tradizionali, cioè tramite consulenti del lavoro. Poi ho fatto l'ultima slide, sono due novità ancora in arrivo, sempre con la conversione del decreto mille proroghe. Non so se sono di interesse, io l'ho evidenziata semplicemente. È prorogato il termine per sistemare la posizione del direttore di gara al 31 marzo del 2024 e forse un po' più importante, chi ha esercitato in passato l'attività di lavoratore sportivo autonomo facendo fattura era considerato un lavoratore dello spettacolo assoggettato alla cosiddetta ex empals. Con la riforma è stata data la possibilità entro il 31 dicembre a questi lavoratori autonomi di scegliere se restare nella gestione dei lavoratori dello spettacolo o se andare nella gestione separata. Forse tanti non hanno fatto questa scelta, è prevista la possibilità di fare questa scelta non più al 31-12 ma al 30 giugno. Quindi se qualche lavoratore autonomo non l'ha fatto e vuole scegliere ha ancora tempo per farlo. Se non fa la scelta passa automaticamente nella gestione separata. Qual è la differenza? Le aliquote che si pagano e le prestazioni che si possono ricevere. Io, se non avete domande, avrei terminato. Come avvocato che mi occupo di questa materia, nell'aspetto patologico c'è poco da dire, è troppo breve il periodo da quando è nata, quindi non ci sono sentenze, non ci sono, come dire, elementi che un avvocato poi usa, in particolar modo la giurisprudenza, per inquadrare, come dire, una modifica epocale come quella che c'è stata. Quindi ho solamente alcuni input per farvi un po' paura, diciamo, di quelle possono essere conseguenze se si violano alcune norme basilari. Allora, il mansionario, no? Allora, è fatto recependo dalle singole federazioni le figure, come dire, quelle rilevanti per lo svolgimento dell'attività, e in ogni figura c'è accanto un riferimento normativo. Quindi qualunque tipo di controllo fatto talmente dagli enti statali, no, sulla effettività di questo tipo di contratto, quindi che effettivamente rientra in crisi di lavoro sportivo, è agevole, perché basta leggersi la norma e quindi si sa perfettamente quel soggetto se effettivamente svolgeva l'attività secondo quelli che sono i requisiti del mansionario. Io faccio un esempio legato al calcio, ma è pacificamente, vuol dire, ognuno se lo può rappresentare del suo sport. Nel calcio c'è il dirigente addetto agli arbitri e quindi si può fare un contratto di lavoro come dirigente tra gli arbitri, però nel calcio in ogni lista di gara si presenta, come dire, per ogni partita c'è il nominativo del dirigente addetto agli arbitri. Quindi se si arriva alla fine dell'anno, c'è un controllo e questa figura professionale non siamo in grado nemmeno di provare, come dire, l'inserimento in una partita, è difficile poi sostenere che abbia requisiti del lavoro sportivo. E nel calcio problemi non ci sono, rispondendo prima alla domanda sui collaboratori, perché hanno inserito l'articolo 22 del NOIF, che praticamente è il collaboratore in generale, quindi basta metterlo nel censimento di inizio anno come collaboratore, quindi tutti questi soggetti hanno la possibilità poi di avere un contratto di lavoro sportivo. Però ci sono delle federazioni che hanno molte poche mansioni, cioè veramente hanno indicato poche mansioni, quindi lì è più difficile, cioè bisogna stare più attenti, via, da questo punto di vista. E le conseguenze, secondo me, poi non sono solo di natura di riqualificazione del rapporto, possono anche disciplinari, perché evidentemente il contratto ha una rilevanza delle singole federazioni, ma anche vedendo proprio questa commistione tra mansioni e norme federali, evidentemente se poi uno dichiara il falso nel contratto non solo avrà problemi veramente con gli enti statuali, ma secondo me avrà anche la possibilità di avere un deferimento con problemi anche di natura disciplinare. Quindi questa è una cosa veramente, secondo me bisogna starci molto attenti, specialmente nelle federazioni dove ci sono poche mansioni indicate. Ecco, una risposta alla questione, quella lì del ciclismo, dove è stata inserita questa figura. Allora, tanto ogni federazione si muove dall'inizio dell'anno un po' anche a braccio, ci sono stati molti problemi ora, nel calcio per arrivare agli accordi collettivi ci è voluto quasi un anno, quindi, come dire, è molto lento, però ecco, io
mi baso per dare un'interpretazione a quella figura su quelli che sono principi generali. Questo, no, le norme sul lavoro sportivo non hanno inciso sulle figure di tesseramento, no, come la norma sull'abolizione del vincolo. Quindi dico, non essendo stato creato una figura diversa di tesseramento, secondo me la federazione lì ha voluto creare una figura residuale dove tutti quelli che non hanno una, come dire, qualifica precisa vengono inseriti come volontari, perché è evidente che l'allenatore, che è una figura tipica insomma del lavoro sportivo, può essere a titolo gratuito e quindi volontario, o anche a titolo oneroso con contratto di lavoro. Questo insomma deve rimanere, questa distinzione, per tutti. E quindi queste sono, diciamo, le problematiche. Io a questo punto però lascerei a voi qualche domanda, se ce l'avete, perché sostanzialmente, ecco, non c'è altro se non dire che diciamo, avrà creato parecchi problemi talmente a tutti, magari nella gestione, però ha anche, come dire, dato una positività e anche un riconoscimento giuridico specifico al rapporto, che per esempio tante volte può capitare, no, che uno si dà dei soldi a un collaboratore che si comporta male, va via, insomma, una suonata, come ci si comporta, ecco, questo è un tipo di contratto che la giurisprudenza ormai ha già qualificato, e quindi è prevista la risoluzione del contratto per grave inadempimento da valutare in relazione agli interessi che ha l'altra parte all'adempimento. Quindi è comunque un tipo di contratto che in questo momento si colloca bene anche in una giurisprudenza già, come dire, esistente per questa tipologia, e che quindi questo agevola magari chi fa il mio lavoro nel poi, ecco, inquadrarlo e poter anche venire incontro a quelle che sono le problematiche e le patologie. Un po' perché è stato il mio mestiere per 20 anni, mediatore del credito. Quello che diceva la signora è interessante sull'SRL, perché si mette in salvaguardia quello che noi anziani, la mentalità del presidente, tra virgolette, padre padrone, per capirsi. L'SRL è positiva perché mette in salvaguardia le persone, però come uno ha bisogno di un minimo di credito, parte la fiduzione. Io ce l'ho, all'ultima settimana ho avuto anche soci al 5%. In genere sotto, bancariamente, tecnicamente sotto il 20% si dovrebbe essere licenziati in un SRL, invece si, col cambiamento del sistema bancario si ha una situazione di difficoltà, dico io per cittadino, nel senso una persona è socia che si mette in salvaguardia con SRL, non fa una società di persone, evito la SAS, evito l'SNC, figuriamoci la società sportiva o la ditta individuale, può fare l'SRL. Attenzione, perché comunque se uno ha bisogno di fare un minimo di mutuo, una ristrutturazione del bar piuttosto della pizzeria, o fare il manterboso, parlando sempre di calcio, non c'è stato problema che abbiamo 55.000 tesserati in Toscana nel calcio, e fanno firmare. Quindi ho fatto l'SRL, mi metto in salvaguardia, però firmo la fiducia. Peggio andati notte, sotto un certo punto di vista. Dall'altro, se uno è tranquillo, c'è una società solida dove si vuole, può firmare anche la fiducia. Cioè vanno valutate bene queste cose, mi sono permesso, scusate, io ho questo triplice o quadruplice ruolo perché ho fatto questo mestiere, sono nell'Ajax, sono nel calcio, sono nella politica, sono un po' più di oggi, però l'esperienza mi fa rimetterla. Io tra l'altro ho avuto la moglie, cioè ho la moglie al 5% di una situazione, e mi hanno detto o tu firmi o tu firmi, e io naturalmente ero una bella, ho lavorato, perché ho detto ma come, sono di vento, mi passa dai via, non si scappa. Però è intelligente con la nuova normativa, che secondo noi andrebbe rivista, però la nuova normativa fa un SRL, sicuramente dà più tutela a chi si deve esporre per 300, 400, 500 persone che saranno poi i suoi tesserati, indipendentemente dal tipo di, che sia pallavolo, basket, calcio o pattinaggio. L'SRL ha una logica anche nel caso proprio a livello di gestione, no? Quando si parla di associazione deve essere un'associazione per davvero, non deve essere un'associazione così. Giusto, giusto, giusto. Capita molto spesso che invece c'è un
gruppo che comanda e gli altri insegnamenti dovrebbe succedere, non se lì vengono fatto a pezzi da un controllo. Ha ragione il dottore quando dice della fiduzione, anche se, parliamoci chiaro, se vado a fare lavoro con un'associazione, allora nella banca voi, come le date sono di voi? No, peggio che se, no, allora non volevo entrare, qui se si apre file, si fa a mezzanotte, no, è giusto, è giusto, ha ragione. Perché poi c'è quest'altro tipo di quest'altro, a meno che non venga il socio X e Y che dice ci penso io, firmo io, e allora anche il mondo, però quante se ne trovano di persone dedite a... No, c'è 10 anni, basta. No, io non volevo fare nome e cognome, l'ho guardato e mi sono girato di là. Cioè, no, a parte le battute, però prendiamo, quello mi permetto, prendiamola seriamente questa cosa, perché... con l'amico Andrea Calastri, con Simone Guerrini, noi stiamo seguendo, siamo a Firenze, siamo stati anche fortunati perché con Paolo Mangini, presidente della Federazione Calcio, abbiamo avuto interlocutori importanti, Simone Boschi, Roberto Bresci, tutte perché il presidente della Federazione Calcio, sono personaggi, ci abbiamo studiato ormai da quanto? Da un pezzetto, un paio d'anni. Un paio d'anni ci studia sta roba, un convegno, però e noi ci siamo impegnati per cercare delle soluzioni, perché siamo gente che chi ha 60 anni vorrei giocare ancora, perché ho detto tutto, quindi la mia testa è sul campo, è in mezzo al puzzo e agli spogliatori, cioè in mezzo al bello della vita, dello sport, delle cose più belle, però non ci si fa, è difficile. E se l'abbiamo provata di tutti i colori, o la politica, sono partiti con questa riforma che andava fatta, ripeto, però andava fatta con quello più di cognizione di causa, magari sentire se mandarete la palla che è giusta, sarà quell'altezza, il cesto, la basket, il pattinaggio, che è una cosa giusta, i genitori non vanno a vedere l'allenamento dei figli, io dico sì, il figlio ha il pattinaggio, se pensa a quelli di calcio sono tutti attaccati alla rete. Cioè, chi ha fatto questa riforma, secondo il mio punto di vista, non sa di che ci parla. Poi con le spintarelle, le commissioni, il Parlamento, le regioni, il Senato, Pink e Pallino hanno fatto questa roba. Bisogna rimetterci la mano e noi siamo fiduciosi di poterci la rimettere, senza promettere nulla, però non ce la vogliamo rimettere perché bisogna, diciamo, siamo un po' fuori binario, bisogna rinquadrare il binario e poi... che ci sia un cambiamento, bisogna tra virgolette professionalizzarsi un po' di più, se hai capito, non solo in Lega Pro ma anche in terza categoria, cioè in tutti gli sport bisogna un pochino avere più professionalità, anche se lo facciamo per passione, che il nostro cuore è in parte più che il nostro cervello, perché alla fine il cuore è in parte dello sport, bisogna farlo, non c'è nulla da fare, che il mondo è cambiato. Vi lascio dicendo che ci sono dei paesi dove per lo sport si boccia a scuola, si boccia, si va a casa, se non tu sei all'altezza di fare una capriola, tu puoi stare nella vita sociale, ora io sto estremizzando il concetto, cosa voglio dire? Noi siamo un po' diversi, però se si comincia a inquadrarsi nella vita probabilmente il giusto volume tra Sparta e Atene possa essere una cosa giusta, magari si migliora anche la vita di tutti gli italiani. Europei, no?